Buongiorno a tutti, oggi vi suggeriamo un'attività da svolgere con il vostro caro al domicilio che prevede l'utilizzo delle fotografie. È un'attività che ha una duplice funzione, da un lato quella di svago, quindi trascorrere insieme del tempo piacevole, e dall'altro quello di aiutarlo a stimolare la memoria e quindi le funzioni cognitive. Per prima cosa raccogliete una serie di fotografie, alcune vecchie, altre anche più recenti, che ritraggono il vostro caro, ma anche familiari, amici, parenti, momenti significativi della sua vita, quindi magari il matrimonio, la nascita di un figlio, alcune vacanze. Una volta raggruppate, guardatele insieme e una alla volta, in modo molto tranquillo, provate a sollecitare in lui una narrazione libera di quello che gli viene in mente riguardo la fotografia e le persone ritratte. Un altro esercizio consiste nel riordinare insieme in ordine cronologico le fotografie. Un altro ancora consiste nel creare insieme un album personale. Questo album può essere poi riutilizzato più volte proprio per stimolare la memoria autobiografica e anche tenere in mente alcuni particolari rispetto ai familiari. Una cosa piacevole che potete fare insieme a lui, inoltre, è fargli scegliere le foto a cui è più affezionato, che tiene più a cuore, e riporle in una scatola, in un contenitore che gli sia gradito, di modo che ogni volta che ne sente la necessità potrà accedervi e sfogliarlo insieme a voi. Questa è un'attività semplice che si può fare con quello che avete già in casa, ma che sicuramente può essere utile per aiutare a passare il tempo in queste giornate. Seguiteci con la prossima puntata e altri suggerimenti. A presto, buona giornata. Ciao!